Negli ultimi mesi la modella e soubrette venezuelana ha stravolto la sua vita. Aida Jespica si è raccontata in una lunga intervista rilasciata a Libero, svelando nuovi dettagli della sua vita privata. La soubrette venezuelana, vista al Grande Fratello VIP nel 2017, ha confermato la fine della sua relazione tormentata con Geppi Lama. Oggi Aida è felice accanto al nuovo fidanzato, l'imprenditore, a capo di una multinazionale, Mirko Maschio. Una storia nata da qualche mese ma già tanto importante. Così importante da spingere Aida a lasciare Milano, la città nella quale ha vissuto negli ultimi anni, per trasferirsi a Padova, dove risiede da tempo. Aida Jespica crede molto in questa nuova liaison ed è andata subito a convivere col nuovo compagno. La 39enne si è detta molto felice e serena accanto a Mirko Maschio, che ha conosciuto grazie ad amici in comune. E Aida si trova molto bene pure a Padova, una città più piccola rispetto a Milano ma a detta della Jespica decisamente più tranquilla e serena. Aida Jespica ha inoltre confidato di non vedere il figlio Aaron da oltre 2 anni. Come è noto, il bambino, nato nel 2008, vive a Miami col padre, l'ex calciatore Matteo Ferrari. Aida non riesce a volare oltreoceano sia per problemi col suo passaporto sia per via dell'emergenza coronavirus. Ci sentiamo spessissimo ma è quello che mi manca di più, ha confessato la sudamericana. Dopo la nascita di Aaron, Aida Jespica ha sofferto di depressione postpartum e non è stato facile separarsi da Matteo Ferrari. I due si sono dati anche battaglia in tribunale per la custodia del figlio Aaron, come rivelato dalla Jespica. Io e Matteo siamo dovuti andare in tribunale, perché inizialmente lui non voleva che io frequentassi Aaron. È stata molto dura, ma alla fine la giustizia ha dato ragione a me, vedendo quanto amore e dedizione davo a mio figlio. Oggi posso dire che tra me e Matteo c'è un rapporto civile. Aida Jespica non ha avuto un'infanzia facile in Venezuela. A 7 anni, come aveva già confidato al Grande Fratello VIP, è stata violentata da un amico di famiglia. Un dramma che Aida ha tenuto nascosto per anni e che non ha avuto il coraggio di ammettere neppure al padre, al quale era molto legata. La Jespica non ha mai avuto un buon legame con la madre, che è andata via quando lei era molto piccola.